albanese di 42 anni, trasferito a Frosinone dal carcere di Trapani poco tempo fa, ad aggredire i due agenti della polizia penitenziaria, finiti in ospedale mercoledì pomeriggio. Se la sono cavata per fortuna solo con 5 giorni di prognosi. Ma l'episodio comunque riporta in primo piano anche la questione del sovraffollamento del carcere di Frosinone, ed intanto proprio in giornata si è registrata anche un'altra aggressione ad un agente, stavolta nel carcere di Velletri. 310 detenuti, questa è la capienza massima per il carcere di Frosinone. 475 invece i soggetti attualmente reclusi. Un sovraffollamento che non aiuta a mantenere la calma all'interno della casa circondariale, secondo il sindacato FNS-CISL, che ritiene necessario un maggiore impiego di agenti per scongiurare episodi come quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì, quando due agenti in servizio sono stati aggrediti da un detenuto 37enne di origine albanese, proveniente dal carcere di Trapani e inviato a Frosinone per motivi di ordine di sicurezza. L'uomo si rifiutava di sottoporsi ad un controllo. 165 detenuti in più rispetto alla massima capienza rappresentano un numero troppo alto per garantire una corretta vigilanza, secondo il sindacato, che ha chiesto agli uffici preposti l'adozione di urgentissimi provvedimenti, tra cui anche la possibilità di introdurre ulteriori pene detentive nei confronti di chi si rende protagonista di questi episodi di violenza. Il sindacato fa notare come il carcere di Frosinone sia stato anche recentemente teatro di un'altra aggressione ai danni di agenti in servizio. Per questo richiede quanto prima l'intervento delle istituzioni preposte. Intanto i due agenti feriti ne avranno per 5 giorni.